Voi siete l'ultima generazione che può ascoltare direttamente, non ci sarà nessuno che può raccontare direttamente a loro che cos'è successo, direttamente sulla propria pelle. E i racconti sono emozionanti e importanti per noi quando ci li fa una persona che vogliamo bene. Le storie importanti per me della guerra sono quelle che mi hanno raccontato i miei nonni. Il racconto più potente di tutti è quello che vi fanno le persone a cui voi volete bene. E quindi voi avete una responsabilità mica da poco, perché voi tra le mani avete la possibilità di continuare a raccontare questa storia. Perché davvero i vostri figli non avranno nessuno che ha sperimentato direttamente queste vicende. Partiamo dalla fine, da 10 aprile, una mattina come questa. 30 Cotignola è coperta da un rombo di cacciabombardieri. Ma il 10 aprile in Porta Furlè, attraverso la strada, passavi in barella naturalmente, alla petta vasura. Qui eravamo circa gli era certo, che vola tutto continua qua a salire, era una cosa spaventosa.